Io sono Jacopo Regine e questa è Tumbler Ice, un viaggio nel mondo dei cocktail bar e dei ristoranti dove il classico si unisce al moderno in uno dei luoghi più belli del mondo, l'isola d'Ischia. In questa serie di puntate andremo alla ricerca di prodotti tipici della nostra isola, affidandoci a chef, barman ed imprenditori che hanno investito sulla nostra isola. L'obiettivo di Tumbler Ice è quello di creare un sapore nuovo. Iniziamo con l'avventura. Oggi ci troviamo a Forio, uno dei 6 comuni dell'isola d'Ischia. La sua parola deriva da Forox, fertile, infatti è il comune con le maggiori bellezze naturali dell'isola, caratterizzata da bellissime spiagge, baie con vasche naturali di acqua calda, la bellissima chiesa del soccorso e le caratteristiche torri saracene. In questa prima puntata vi porto al Tiratardi, un locale situato sul porto di Forio, dove Gianni da 10 anni offre un servizio di cocktail bar, wine bar e ristorazione. Il suo sarà un compito importantissimo, la ricerca di un sapore nuovo. Iniziamo con Tumbler Ice. Me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar. Ciao Gianni. Ciao Jacopo. Tutto bene? Tutto bene, a te come va? Tutto a posto. Gianni, c'hai una delle bottiglieri più belle che io abbia mai visto. Tra vino, gin e whisky, spettacolo. Grazie per il complimento, ma chi debba fare questo mestiere, come nel mio caso, prima di tutto essere un appassionato di tutti questi prodotti. Ho avuto la fortuna di cominciare ad assaggiarli già in tenera età, diciamo così. Hai iniziato presto, quindi. Ho iniziato presto tramite mio zio, sì. Mio zio che è sommelier di un noto albergo, quindi mi ha dato il là. Da quanti anni fai questo mestiere? Non nel locale, proprio in generale nella vita. Già un bel po', ho iniziato a 16 anni solo d'estate. A Ischia. Solo d'estate perché andavo a scuola e poi a 18 anni e mezzo sono scappato, per così dire, a Monaco di Baviera e lì ho fatto un'esperienza decennale, tra cui 7 anni allo Schumann's. Uno dei locali più forti di Monaco di Baviera, o sbaglio? In tutta la Germania, ma il mio ex capo, ex boss, è anche conosciuto nel resto del mondo e non solo come barman, ma anche come attore o fotomodello. Se ti domandassi qual è stato il tuo segreto in questi anni che ti ha fatto rimanere il top a Forì come cocktail bar, wine bar e ristorazione? È brutto dirlo, ma penso che un locale bisogna che sia come un McDonald's, cioè faccia sempre le stesse cose allo stesso modo. Innovazione sì, ma fino a un certo punto, ma comunque avere sempre una stessa linea, così che da dare sicurezza al cliente che saprà cosa riceverà. E invece che cosa mi vuoi preparare a me oggi? Ti volevo preparare proprio un drink che allo Schumann's andava per la maggiore, e cioè il Gimlet, un drink molto semplice. In questo caso qui prepareremo la versione Schumann's, perché la versione originale prevede Rose Lime Juice, che è un estratto della buccia di lime, e gin, London Dry Gin. Lime si sente tantissimo, sì. Sente anche la nota del gin. Wow, fantastico, un drink apparentemente semplice, però se non fatto con le giuste dosi, diciamo, c'è il rischio di far sentire troppo lime o troppo gin, invece in questo caso hai equilibrato in maniera perfetta i sapori. Ti ringrazio. Ottimo, mi ci voleva. Così ci riprendiamo un po'. Ok Gianni, ora però dobbiamo andare alla ricerca del nuovo sapore. Farò scegliere a te la location e i prodotti. Hai già un'idea in mente? Sì, ce l'ho. Ci sono presenti tanti ingredienti che riguardano l'isola. Possiamo andare anche adesso se vuoi. Ok, andiamo. Si va. Gaetano! Sì,
Benvenuti, eh. Tutto a posto. Tutto bene? Ciao, ciao Gaetano. Tutto bene, allora? Come va? Tutto a posto. Ragazzi, allora cosa vi porto qui? In pratica, Gaetano, noi siamo qui perché abbiamo bisogno di prodotti tipici isolani del posto e tu ovviamente sei il migliore in questo. Il tuo agriturismo, sotto questo punto di vista, ha i prodotti che possono aiutare Gianni a creare il cocktail con un sapore unico e con i prodotti tipici del nostro posto. Allora, Gaetano, che dici? Cosa ci offre la terra in questa stagione? Ah, di questi tempi che cosa possiamo trovare? Possiamo trovare i limoni che sono quasi pronti, un po' acerbi, vanno benissimo per le preparazioni che dobbiamo fare. Abbiamo i melograni, diciamo questa è la stagione migliore per poterli raccogliere. Un po' di olive, castagni, abbiamo senso un po' di erbe e poi vabbè abbiamo ancora periodo di zucchine, di zucca, di melanzane. Scusami se ti interrompo, vedo che siete attrezzati qui, avete tante cose. Penso che il frutto adatto l'hai già elencato, possiamo andare anche a vedere, il melograno penso sia perfetto. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di buono. Andiamo. Gianni, questo è per te. Che cosa pensi di farci? A giudicare dal grado di maturazione di questo melograno, io direi che ci servirà, opla, assaggiate, ci servirà una base acida. Una base acida che penso, sì, molto dolce, penso che Gaetano potrà offrirci qui in Tenuta. Vediamo un po', andiamoci a fare un giro, possiamo trovare qualcosa che fa proprio a questo grado. Andiamo! Un limone Langhop. Mi ha fatto molto piacere venirti a trovare, mancavo da tantissimo tempo a Villa Spadara e devo dire che Gianni mi ha dato la possibilità di ritrovare dei sapori tipici ischitani. Sono contento, però manca questo. Assaggiate questo vino, questo è il nostro vino, è il primo Biancolella DOC biologico fatto a Ischia e a Forio. Fatemi sapere che ne pensate. Biancolella in purezza? Sì. Ti dirò, Jacopo, forse ho trovato l'ultimo ingrediente per il drink. Se ti domandassi il motivo per cui oggi sei una delle colonne portanti di Forio come punto di riferimento dei VIP e di tutti questi turisti che vengono a trovarti principalmente, qual è? La tipicità del posto. Villa Spadara racconta Ischia come era una volta ed è la manifestazione della storia e del passato di questo territorio. Quindi chiunque voglia venire a conoscere Ischia, quello che era Ischia negli anni addietro, può venire a visitare questo piccolo agriturismo. Ho saputo però che mia figlia con la scuola è venuta anche qui per via delle tante piante che avete. Sì, perché siamo anche fattoria didattica, con le scuole riusciamo a fare questi laboratori, vengono qui le scuole, facciamo dei laboratori che durano una giornata, dove gli facciamo riscoprire vecchie tradizioni dei nostri avi, dalla viticoltura e gli altri lavori che si svolgevano nella terra e quindi i vecchi lavori contadini. Quindi diciamo voi siete quel punto di riferimento che unisce la vecchia e la nuova generazione. Esatto. Un mix perfetto quindi. Esatto. E allora facciamo un brindisi. Cin. Allora con gli ingredienti che ci ha procurato il nostro amico Gaetano andremo ad aggiungere un po' di frutto, leggermente in modo che i semi non caccino quell'amaro fastidioso, mezzo cl di limone della Spadara, un cl e mezzo di sciroppo, due di Campari. Vino bianco Enaria del nostro amico produttore Gaetano. Una lieve mescolata. E il drink è pronto. Prego. Un profumo intenso. Si sente la nota del melograno
del vino è racchiuso in questo cocktail i sapori tipici isolani, ma soprattutto di Forio. Un mix perfetto, equilibrato. E come lo vogliamo chiamare, Gianni? Ma io direi Spadara Spritz. E allora è andata per questo nuovo fantastico sapore unico, Spadara Spritz.